Due importanti interventi si sono conclusi qualche giorno fa per evitare danni da maltempo di ampia portata, come ad esempio le cosiddette bombe d'acqua. Per un costo totale di 300.000 euro, in parte finanziati dal Ministero dell'Interno, i lavori sono stati eseguiti a Giavenale, in via Carlo del Prete, via Giavenale di Sotto, nel tratto che da via Martiri di Malgazzonta arriva fino a via Martiri di Mauthausen. Conclusi, secondo i tempi stabiliti, gli interventi che anticipano la stagione temporalesca, evitando pesanti preoccupazioni ai cittadini residenti. Per la sua posizione, via Carlo del Prete era spesso coinvolta da notevoli apporti di acque meteoriche provenienti da terreni a monte e dalla strada stessa, che era priva di caditoie. In via Giavenale di Sotto invece vi era una situazione di criticità causata dalle eccessive pressioni della rete di smaltimento delle acque provenienti dal nord del quartiere. Questi due interventi rientrano nel più ampio piano redatto alcuni anni fa per la sicurezza del sistema idrogeologico e mitigazione del rischio allagamenti. Questa programmazione ci ha dato la possibilità di partecipare a un bando ministeriale e ottenere importanti risorse che di fatto, non pesando sui bilanci comunali, non derivano direttamente dalle tasche dei nostri cittadini. Spiega il sindaco Walter Orsi. Ora dunque siamo riusciti a limitare il problema delle inondazioni su tutta l'area, garantendo un miglior raccoglimento delle acque e un controllo del flusso. Lungo via Carlo del Prete è stata realizzata una nuova linea di raccolta acque meteoriche attraverso una condotta scatolare a cui sono collegate nuove caditoie stradali di recupero delle acque superflue convogliate in corrispondenza del fossato Bocchetto Giavenale Est, di competenza del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. In via Giavenale di Sotto è stato realizzato un tratto di tubazione di calcestruzzo adeguato per dare continuità alla condotta già presente e per far defluire l'acqua meteorica sempre fino al bocchetto di Giavenale Est.